Per qualche tempo è stato definito il cibo 3.0, per usare una definizione informatica. Ne sono state decantate le sue proprietà salutari e anche quelle cosmetiche. Ma tutte queste belle parole e buoni propositi sembrano crollare quando, l'anno scorso, il prodotto è stato definito veleno puro da una dottoressa di Harvard. Oggi analizziamo insieme la questione e vediamo cosa ci sia di vero. Oggi parliamo dell'olio di cocco. Ciao a tutti e bentornati su Health Me Food. Oggi ritorniamo a parlare di alimenti, ma questa volta ci concentriamo su una fonte di grassi, l'olio di cocco. Come menzionavo nell'introduzione, per alcuni anni lo abbiamo trovato in tutte le riviste, programmi TV, come la nuova frontiera per i grassi salutari e il condimento contro i poteri forti. Che poi, ragazzi, non capisco perché ogni volta qualcuno non sia d'accordo col nostro pensiero, debbono essere per forza e sempre le lobby dei potenti. Mi sembra sempre di essere dentro a un programma tipo Mistero, ve lo ricordate quello con Adam Cadwan? Coincidenze? Io non credo. In ogni caso, prima di passare a un'analisi approfondita, spieghiamo, per chi non lo sapesse, cosa è l'olio di cocco. Bene, in pratica è il risultato della lavorazione della copra, che non è il marito della capra, la battuta ci vuole sempre, ma è invece la parte essiccata del frutto del cocco. Prima di essere essiccata, la polpa del cocco contiene circa il 35% di grassi, mentre dopo la sua essiccatura arriva fino al 65% di lipidi totali. Da questa parte essiccata, dopo una bollitura e una successiva pressatura, viene infine estratto l'olio di cocco. Questo, oltre ad essere usato in cucina, viene anche usato nel campo cosmetico. Viene introdotto nel vecchio continente in Gran Bretagna all'incirca nel 1820. Assieme all'olio di palmisto, detto anche olio di semi di palma, è la fonte principale di acido laurico e contiene meno acidi grassi insaturi. Il processo di produzione è molto efficiente, come potete anche intuire, perché il 65% della parte essiccata è fatta, come dicevo prima, di soli lipidi. In base alla qualità del processo di raffinazione, l'olio di cocco può avere più o meno acidi grassi liberi. Minore è la quantità di acidi grassi presenti e maggiore sarà il punto di fumo. Quando la concentrazione di acidi grassi liberi è attorno allo 0,1%, il suo punto di fumo è attorno ai 200 gradi centigradi. Questo, come potete ben intuire, significa che, se raffinato bene, è molto indicato per mantenere la sua stabilità durante la frittura. E infatti, nei paesi dove viene maggiormente consumato, è usato tantissimo, tantissimo, per friggere. Ma allora perché la dottoressa epidemiologa Karen Michaels, direttrice dell'Istituto di Prevenzione di Epidemiologia dei tumori dell'Università di Friburgo e anche professoressa del Harvard T.H. Chan School di Harvard, ha definito l'olio di cocco un veleno puro. È veramente così? Oppure sta facendo interessi superiori? In realtà la verità, come un po' sempre, sta nel mezzo, anche se ci sono verissime in quello che dice lei. Ma come tutti gli studiosi e ricercatori, alcune volte essi dicono le cose senza pensare che il modo in cui un concetto viene espresso può cambiare drasticamente la percezione di chi lo ascolta. La storia dell'olio di cocco, come alimento salutare inizia in realtà con un articolo che viene pubblicato sul Journal dell'American College of Nutrition, in cui si evidenziava che a causa dell'alto contenuto di acido laurico, che era presente appunto nell'olio di cocco, questo era particolarmente indicato e consigliato per le diete in cui era necessario perdere del peso. Capirai, sentite una cosa del genere, apriti cielo, volevate che non si scatenasse un putiferio? E infatti, tutti i maggiori giornali internazionali riportarono la notizia che l'olio di cocco fosse un alleato miracoloso per dimagrire, per aiutare il dimagrimento. Da lì ne è nato un business favoloso per chi lo produce. Ma questa povera dottoressa Michael, la verità l'ha detta oppure no? Come dicevo prima, la verità sta nel mezzo. Infatti l'olio di cocco ha un alto contenuto di grassi saturi che arriva quasi all'85%, a volte anche al 90%. Questi sono quelli notoriamente considerati grassi nocivi, in quanto responsabili dell'aumentare dei rischi di malattie del sistema cardiocircolatorio. Dall'altra parte sono comunque dei grassi a media catena, per cui molto meno dannosi in teoria di quelli contenuti ad esempio negli alimenti di origine animale, per cui come la carne o come il latte. Ci sono però due cose da tenere in considerazione riguardo a questo. Se io bevo un bicchiere di latte, è anche vero che questo ha contenuto di acidi grassi saturi, ma con esso mi arrivano anche altre cose molto importanti come sali minerali e vitamine, per cui un alimento diversamente e densamente più denso. L'olio di cocco invece è un mix di acidi grassi e basta, per
per cui non vi arrivano altri nutrienti assieme a una cucchiaiata di questo alimento. In ogni caso si tratta sempre di acidi grassi saturi e comunque meno benefici di quelli insaturi presenti, come ad esempio nell'oro extravergine di oliva, oppure nelle noci o nei semi oleosi. Per cui anche se i grassi in esso contenuti facciano meno male di quelli contenuti ad esempio nel latte o nella carne, sempre in teoria, non porta comunque altri fattori nutritivi di rilievo. Una nutrition review fatta nel 2016 e per la quale vi lascio il link qui sotto, ha cercato di capire se effettivamente queste affermazioni sulla salubrità dell'olio di cocco fossero vere e se il suo utilizzo potesse essere veramente un toccasana per le malattie cardiovascolari. La revisione ha preso in considerazione 8 studi clinici e altri 13 diversi studi osservazionali. Da quello che ne è venuto fuori sembra che non si denotino delle particolari reazioni avverse. Quello che lo studio ha rilevato è che la quantità e la qualità degli studi che possono determinare se l'olio di cocco sia veramente dannoso è purtroppo ancora molto poca. Dall'altro lato però non sono neanche visti effetti benefici particolari e nessuna variazione di rilevanza nella ratio che le quantità di colesterolo HDL e LDL possono avere. Però la conclusione era che questo modello di non rischio salubrità dell'olio di cocco non può in realtà essere purtroppo applicato allo stile che abbiamo noi nell'ovest dell'Europa e nelle nazioni altamente industrializzate, perché le abitudini alimentari sono totalmente, completamente diverse da quelli dei paesi che lo producono, e questo influisce notevolmente sugli studi di questo tipo. Per cui bisognerebbe sostenere finanziariamente diversi studi a lungo termine su una fascia di popolazione omogenea per stili di abitudini alimentari, come ad esempio i nostri paesi. Come dicevo prima, nei paesi in cui l'olio di cocco viene usato da anni, molto probabilmente influisce anche il resto dell'alimentazione a contorno dell'uso di olio di cocco, ma qui sto speculando perché non ho studi che possano provarlo. A prescindere da questo, comunque, è noto da tempo che gli acidi grassi saturi facciano male, anche se il loro effetto negativo dipende sempre da quali acidi grassi stiamo prendendo in considerazione e stiamo introducendo nella nostra dieta. Alcuni fanno meno male, altri invece sono dannosissimi. Ma non credo di avere mai visto studi scientifici revisionati dalla comunità scientifica che addirittura confermassero che gli acidi grassi saturi facessero bene. Considerando che l'olio di cocco contiene almeno l'85% di questi grassi, io da due domande, anche da persone ignoranti sull'argomento, me le farei in ogni caso. Invece sì, ci sono studi come uno fatto nel 2010 e per il quale anche per questo vi lascio il link qui sotto in descrizione, che ha comprovato che sia gli animali che gli esseri umani che al modificare della dieta, sostituendo ad esempio gli acidi grassi saturi con quelli poliinsaturi, aumentava anche la qualità lipidica nel nostro organismo e di quello degli animali presi in esame, e aiutava certamente a ridurre le malattie e il rischio di malattie cardiovascolari. Per quanto riguarda invece la composizione di acidi grassi saturi, vi metto a confronto il tanto osannato olio di cocco e il demonizzato olio di palma. I dati che vi do sono in percentuali e sono naturalmente dati variabili perché dipendono da tanti fattori. Non sono per cui precisi al 100%. In ogni caso, il profilo lipidico dell'olio di cocco è pessimo. L'olio di cocco ha circa il 52% di acido laurico e oltre il 20% di acido miristico. C'è anche una leggera parte di acido palmitico con circa il 9%. Piccolissime quantità di grassi insaturi con l'acido oleico e l'acido linoleico. Se guardate l'olio di palma invece, ha il circa il 52% di acidi grassi insaturi, fra cui l'acido oleico e l'acido linoleico. Molto acido palmitico, circa il 42%, e acido laurico e miristico trascurabili. Quindi se guardiamo le cose da questo punto di vista, l'olio di cocco è nettamente peggiore dell'olio di palma. E al di là di questo, anche io sono di questa opinione. Credo che dal punto di vista nutrizionale, peggio dell'olio di cocco ci sia solo l'olio di palmisto, che è quello che viene fatto dai semi della palma, mentre l'olio di palma di per sé viene fatto dal frutto che lo circonda. Giusto per precisare di quale stiamo parlando. Poi per un'ulteriore precisazione volevo anche menzionare che l'acido oleico è quello che si trova in abbondanza nell'olio di oliva. Con questo però ovviamente non voglio dirvi che se vi mangiate olio di cocco domani morite. Le cose non sono solo bianche o nere, soprattutto nel campo dell'alimentazione. Come vi ho detto diverse volte e come non mi stancherò mai di ripetervi, è che l'alimentazione non è mai né buona o mai sbagliata. Non è mai legata a un singolo alimento, ma è dato tutto dalla vostra alimentazione nella sua completezza e nella sua complessità totale. Per cui, a meno che non vi attacchiate al barattolo dell'olio di cocco mangiandoli a cucchiaio come un dessert
come se stesse di fronte al barattolone di Nutella di Nanni Moretti nel suo film, beh, non correte dei rischi particolari. L'importante è che teniate conto, per quanto riguarda la soglia degli acidi grassi saturi, che dovreste consumare nell'ambito della giornata. Per cui, bilanciando bene, magari con tanti grassi insaturi, omega 3 e soprattutto con un'alimentazione che sia ricca di verdure, legumi, frutta, cereali integrali e chi più ne ha più ne metta. In ogni caso l'olio di cocco è un prodotto invece molto buono in termini di usi cosmetici, ma io non sono un esperto in questo campo, anche se un po' la cosa mi interessa. Per divulgazione in ambito cosmetico potete sicuramente controllare il canale di Beatrice Mautino, magari seguendola anche su Instagram, lì ha il suo nickname come Divagatrice. Comunque, in conclusione, l'olio di cocco è un veleno mortale? È pericoloso? Assolutamente no. Esagerare con le parole crea solo l'effetto opposto di quello che si vuole dare. Per cui un uso moderato nell'ambito di una dieta bilanciata non vi darà nessun problema. Allora è un prodotto miracoloso? Assolutamente no, neanche per questo. Come avete visto negli studi che vi ho proposto, non si evidenziano particolari effetti benefici così tanto decantati dalle campagne di marketing. Eh già, perché in questo caso è prevalentemente e solamente marketing. Come ho già detto in passato, non pensiate che all'alimentazione sia come una partita di calcio, in cui due squadre, una di fronte all'altra, cerchino di far prevalere la propria tesi ed opinione. Invece informatevi, documentatevi e affidatevi alle fonti scientifiche confermate da studi e dati reali. E sono proprio per questi studi reali che l'eccesso del consumo di olio di cocco è sconsigliato da innumerevoli enti. Non lo dico solo io o un pugno di nutrizionisti in giro per il mondo, lo dice il Ministero della Salute italiana, la FSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'International College of Nutrition in America, l'American Dietetic Association, la FDA, che sarebbe il Ministero di Salute americano, la American Heart Association, l'Ente dei Dietisti Canadesi e l'NHS, che è il Ministero della Salute del Regno Unito di Gran Bretagna. Insomma, non pochi e non enti da quattro soldi. Bene, anche per oggi la mia ve l'ho detta, anche sull'olio di cocco. E voi, cosa ne pensate dell'olio di cocco? Lo usate già in cucina? O come cosmetico, magari? Avete provato a utilizzarlo in passato e ora non lo usate più? Oppure vi ho fatto io cambiare idea con questo video? O peggio ancora, lo adorate e ora odiate me? Dopo che ve l'ho martoriato così tanto? Fatemelo sapere per favore nei commenti qui sotto. Se ci sono argomenti che vogliate che io tratti sul canale, per favore fatemi sapere e lasciatemi un commento qui sotto. Oppure potete anche chiedermelo inviandomi un'email al mio indirizzo email che è info@etmifood.com. Risponderò a tutti voi. Vi ricordo che tutti potete anche seguire solo i miei audio podcast, sia su iTunes che su Spreaker che su Spotify, in modo da farvi ascoltare i miei contenuti anche attraverso l'uso del solo audio, così potete sentirli mentre fate dell'altro. Come sapete sono presente anche sui social networks, io sono presente su Facebook, su Instagram e anche su Twitter. Sto cercando di crescere il più possibile su tutti i social, in modo da poter portare il mio messaggio salutista a più persone possibili. Per cui, condividere questo video è una delle cose che potete fare per aiutarmi a raggiungere questo scopo. Se poi non volete perdervi anche i video successivi, vi ricordo di iscrivervi a questo canale YouTube e di cliccare la campanella delle notifiche. Saranno due azioni molto veloci e mi aiuterete a fare crescere il canale. Per scoprire chi io sia e di cosa mi occupi, ovviamente potete anche visitare il mio sito internet www.healthmefood.com. E anche per oggi, con questi capelli a spazzola, vi lascio andare. Mi è rimasta solo la cosa più importante da dirvi, che è eat well, live well, e smile, e ci vediamo la prossima volta. Ciao!